Eccoci qua, stiamo parlando un po' tanto fuori onda, chiacchierando con Stefano Zara di questo, cioè quello che interessa tanto, che vedevamo anche nei messaggi dei nostri telespettatori, è proprio capire in questo mercato così instabile, così in continuo movimento, in cui come alcuni ci hanno risposto, quindi visto che sono anche informati il No, è pubblico, vero, diversificare è molto è importante, vero. per cui magari la Sì. signora che ha già la fortuna di avere soldi in banca e magari vuole comprarsi un mini appartamentino come investimento, si tratta di diversificazione ci sta, ma coloro che hanno sempre considerato il colosso Generali come il colosso, una volta si considerava anche Unicredit un colosso Certo. importante, che adesso vedono questi titoloni sui giornali, quando si vedono i titoloni comincia a crearsi una sorta di patema perché sono a volte il preludio poi di disastri inimmaginabili. Non facciamo nomi, ma tanto li conosciamo tutti. Dicono: non è che sta succedendo anche a questa magari compagnia assicuratrice con cui magari uno ha fatto il fondo pensionistico anziché ha fatto altre, perché poi Generali è Generali, insomma, Corretto. nel nord-est, poi diciamo che Una ha piede come le un'azienda altre, formidabile, bravissimo, sì. come altre aziende, altre Certo. banche che erano nel nord-est formidabili e molto presenti. Allora tanti si sono allertati. Che cosa sta succedendo? Io credo che poi alla persona che ci entri AXA francese anziché un tedesco, Non gli non importa importa nulla, niente, insomma. l'importante è che la cosa si regga in piedi, poi perderà di nazionalità, tanto siamo abituati che ormai ci stanno svendendo, perdiamo tutto, l'importante è che il cittadino dice: io voglio starmene in piedi finché Sì, per arrivo a... estrema E semplificazione questa è potremmo la dire che sintesi. se la prima banca italiana ben amministrata controlla la prima compagnia di assicurazione italiana e una delle più grandi d'Europa, quello che nasce è una cosa buona. Okay? Ah, ok, Quindi quindi questa è proprio semplicizziamo diciamo, al sì, massimo, sì. semplifichiamo al massimo, una cosa buona vuol dire più servizi, più prodotti, migliori prodotti per la clientela, una razionalizzazione dei costi, vuol dire che possono... I prodotti potrebbero costare meno, una maggior varietà dell'offerta e soprattutto insomma, viene preservato anche il livello occupazionale di queste due aziende. Un soggetto sano dà tutte le garanzie possibili e immaginabili. Due soggetti che non stanno bene, diciamo che lo scenario che si profila è migliorativo rispetto a quello attuale. Perfetto. Invece, se invece partiamo dal punto di vista nazionalistico, se entrasse un'Allianz anziché un'AXA, cosa potrebbe cambiare nel nostro panorama? Quindi se non ci dovrebbero essere paure, preoccupazioni per l'investitore, Diciamo cosa potrebbe... ci sono operatori che già incontriamo, perché comunque prodotti AXA, No, prodotti sono già nel nostro Allianz sono già territorio, nel nostro però sono territorio. francese l'uno e tedesco l'altro. Sì, dicevo anche prima, intese generali che si uniscono creano dei problemi legati a una concentrazione eccessiva eventualmente, quindi l'antitrust avrà il suo e quindi potrebbero essere obbligati, il soggetto che Ma questo nasce lo potrà sanno bene, a penso, vendere, cioè... sì, quindi è già nell'ipotesi di progetto Esatto. industriale. Quello che sarà venduto andrà ovviamente in pancia sia o ad AXA o a un altro operatore straniero, insomma, non vedo sia un problema Ma questo particolare. rafforzerebbe, per esempio, il colosso tedesco? Ma Allianz è la prima compagnia, diciamo, se guardiamo le mosse di Allianz, lì ha comprato già qualche anno fa i fondi PIMCO. Quindi E cosa sono? sono fondi di investimento, sono dentro un po', molti dei nostri risparmiatori magari ne hanno, comunque in banca li collocano, diciamo queste grandi compagnie che si reggono sul risparmio delle famiglie devono operare delle economie di scala, cioè più grandi sono, maggiore è la redditività che riescono a creare. Fra di loro c'è la concorrenza e quindi la concorrenza porta a ridurre le commissioni per essere più appetibile, più bella agli occhi della clientela. Per ridurre le commissioni e mantenere alta la redditività devi essere più grande. Quindi quella necessità di diventare sempre più grande è un obbligo a certi livelli. Quindi Allianz già a suo tempo ha sposato la logica di crescere comprando asset, comprando fondi che già gestivano il risparmio delle famiglie. Lo stesso Intesa e Generali, non crediamo che Generali in pancia anche Banca Generali, Intesa in pancia Fidevra, qui nascerebbe un polo, uno dei sicuramente più grandi in Italia, ma anche uno in grado di competere con i big europei per ciò che riguarda il risparmio delle famiglie. Insomma. Chiaro. E quello è. Messina ha sempre detto che quello è uno degli obiettivi principali.
Quindi è stato chiaro da questo punto di vista. E invece per quel che riguarda a livello generale mondo, adesso con Trump che ha preso piede, ci sono, siccome la finanza è sensibile, poverina, è delicata, risente di tutto, qualsiasi movimento ci possa essere, vediamo un po' di rispondere anche al messaggio e dopo vediamo cosa potrebbe succedere con questi movimenti che ci sono. Dobbiamo fallire come la Grecia e rinasceremo, ma la Grecia non è fallita intanto per incominciare, ben lungi dal fallire secondo me. Trump, diciamo, l'unico dato che viene dall'America che è uscito in questi giorni è il dato sull'ultimo trimestre, sulla crescita dell'ultimo trimestre che ha portato un rallentamento rispetto al terzo trimestre. L'America è cresciuta del 3,5 nel terzo trimestre ed è cresciuta dell'1,6 nel quarto trimestre. Questo sfasamento abbastanza significativo probabilmente è legato forse a un sistema di calcolo più che a un cambio o un'inversione di tendenza. Dobbiamo ancora capire che impatto avrà questa nuova amministrazione sull'economia. Abbiamo ben chiaro che il pallino è passato dalle banche centrali alle tasse, quindi sostanzialmente un'economia che si regge sul denaro messo a disposizione delle banche centrali ha una sua velocità di coceria, le regole a cui sottostà sono certe, un'economia la cui crescita è tra virgolette finanziata da un importante taglio delle tasse, quindi per le imprese e per le famiglie, ha bisogno di un abbrivio diverso, quindi dovremo valutare immediatamente gli effetti delle nuove misure. Capire se le minacce di dazi commerciali sono minacce teoriche, tra virgolette propagandistiche, delle butade o avranno un effetto pratico. Se queste schermaglie con il Messico e con la Cina si possono tradurre in guerra commerciale e quindi avere, gioco forza, un effetto sulla finanza, mi sembra che l'uomo va preso ovviamente con le pinze e presenti molte più controindicazioni adesso rispetto a prima, ma non credo si spinga ad arrivare fino in fondo a dazi commerciali, ad esempio. Infatti è la cosa che più preoccupa il mercato, ma è una cosa che secondo me dovrebbe sgonfiarsi. Senza grandi paroloni, quindi chiedono semplicità massima, per investire oggi 5.000 euro sicuri, cosa consiglia e a che rendimento un piccolo risparmiatore di Mestre? Grande pragmatismo da parte dei nostri telespettatori. Ma in realtà, e io chiedo anche a chi rivolgersi, perché prima, rifacendomi anche alle interviste fatte, la grande diffidenza scaturisce proprio dai cattivi consiglieri che ci sono stati, per carità, costretti con la forza, non voglio dire niente cosa c'è dietro, però cattivi consiglieri che sono state le banche, per cui anche a chi rivolgersi poi per fare questo piccolo investimento, che possono essere i 5.000 euro del risparmiatore, di nostro telespettatore di Mestre, ai magari 15.000 o 30.000 di un altro risparmiatore, perché dopo si parlerà di un altro discorso. Comunque, che cosa consigliamo? Cosa consiglia? In realtà, no, la Grecia non è fallita, ha pianto il morto e grazie all'Europa delle finanze è rinata. Vabbè. Sgombriamo il campo che l'investimento sicuro, sicuro cosa vuol dire? Sicuro al 100% non esiste. Ma che tiresti l'almeno il capitale, non esiste neanche quello. Come? Che tiresti almeno il capitale, credo. Ma diciamo, cosa fa? Lo metti sotto il materasso? Allora è un'altra cosa, nel senso che posso. Il conto corrente, ad esempio, non è un investimento, quindi togliamo tutti quelli che dicono lasciamo i soldi in conto. Il conto corrente non è un investimento, si chiama proprio servizio di conto corrente di corrispondenza. Metto i miei soldi lì per. Che mi servono per pagare le spese, per gli affitti, il mutuo, quello che è. Investimento vuol dire qualcosa investire, che rende, ecco, invece, allora, giusto? Posso scegliere, se partiamo dal presupposto che i rendimenti dei titoli di Stato nella zona euro a breve termine sono tutti negativi, parto dal presupposto che io presumo che stia cercando un investimento col segno più davanti, cioè voglio trovarmi dopo un anno con più soldi di quanti ne ho messi in banca. Ecco. Quindi devo eliminare per il momento tutto il mondo dei titoli di Stato area euro. Può andare su titoli di Stato più a lunga scadenza, ma lì non sono sicuro che dopo un anno ho più soldi di quanti ne ho messi. Perché? Perché il valore dei miei titoli di Stato risente dall'andazzo dei tassi. Se i tassi si alzano, il prezzo dei miei titoli scende. Quindi rischio dopo un anno di avere meno soldi di quelli che ho preso. Quindi è una domanda mal posta.
un investimento sicuro. Sì, è sicuro che quello in titoli di Stato, perché? Perché se compro un fondo di investimento, anche se mi fallisce uno dei paesi principali, la diversificazione mi salva, mi salva. Voglio che quello che guadagno mi rimanga. È chiedere troppo, fatico tutta la vita eppure devo incrociare le dita che la mia banca non me li prenda, assurdo. Altra cosa, le compagnie di assicurazioni e le banche che al loro interno hanno anche una componente legata alle compagnie di assicurazioni, hanno dei prodotti a capitale garantito, quindi dopo un anno mi trovo i miei soldi e una rivalutazione, in più una rivalutazione. Questo perché? Come mai le banche riescono a darti i tuoi soldi mentre se tu ti compri i titoli di Stato? Non è perché contabilmente hanno una contabilità diversa. Io, piccolo risparmiatore, vedo l'oscillazione dei miei titoli, quindi anche se ho la cedola fissa ma il titolo scende, sì, cedola più titolo, le compagnie di assicurazioni mentre contabilizzano il titolo al prezzo d'acquisto. Quindi diciamo, se loro dicono che mi danno il 2%, io mi trovo i miei soldi dopo un anno più il 2%. E questo è consolidato, nessuno me lo porterà mai più via, ok? Meno che non mi fallisca il paese, che l'Italia diventi un paese insolvente, è uno scenario. Quindi si affida a che cosa? Una compagnia assicurativa? Ecco, le banche al loro interno collocano anche prodotti di questo tipo, che sono delle polizze assicurative, si chiama a gestione separata, che sostanzialmente è l'unico prodotto che assicura un rendimento. Le polizze di assicurazione con il loro interno fondi non assicurano il rendimento, i fondi hanno una loro storia, un loro rendimento medio, e la composizione varia in base ai rischi, certo, che voglio correre, ma anche alle aspettative di rendimento. Cioè, se sono un cliente che non si accontenta del 2%, devo cercare un paniere di investimenti che abbia un obiettivo di rendimento più ambizioso. Certo, correrò un po' più di rischio, ma su questo voglio evidenziare, posso misurare quanto rischio in più corro. Su questo rischio in più che corro ragionerò con la mia banca. Se questi soldi non mi servono fra sei mesi, un anno, e posso lasciarli 2 o 3 anni, potrebbe essere una strada sicuramente migliore rispetto che altri investimenti più a breve termine. Insomma, di solito più tempo ho, più sono premiato. Chiaro. Allora, torniamo un po' su questi temi, poi c'era un altro messaggio che chiedeva, non costringetemi ad aprire un conto corrente, però penso che un conto corrente o imposto in banca debbano averlo tutti. Sì. Sennò anche su Facebook, per proprio. Ecco, allora, cioè, chissà se c'è da fidarsi, che te lo mettono online, accessibile, ecco, a tutti. Altro problema. Altro problema della privacy, dopo parleremo anche di questo, pubblicità pochi secondi.